a cavallo purtroppo l'ho guidato male, ho cercato la partenza che probabilmente non ce n'era bisogno, in una pista un po' particolare come Firenze, mi è saltato via improvvisamente, ho perso tanti metri e poi il cavallo ha inseguito molto bene, quindi prestazione tutto sommato del cavallo ottima, il guidatore un po' da rivedere, speriamo che non perseveri questi errori, no, è veramente un gran cavallo, a me piace tanto, penso sia tra i favoriti della corsa, il numero ottimo, pista di Bologna buona, la conosco benissimo, quindi il cavallo ha lavorato molto bene, tra l'altro non correva da tempo a Firenze, quindi adesso c'è anche una corsa nelle gambe, penso che sia un cavallo che possa correre tra l'1,56 e l'1,57, penso un cavallo possa sicuramente essere protagonista. Il cavallo purtroppo ha un numero di seconda fila che secondo me un pochettino lo penalizza, la forma è al top, come dimostrano le ultime corse, ha vinto bene a Bologna, ha vinto bene a Padova, scherza il cavallo quando corre. Sicuramente la pista piccola, il numero in seconda fila, è un pochino penalizzante, però intanto è una corsa bella, secondo me molto qualitativa. C'è il vincitore di Firenze che è il numero 2, lo riguiderà, ho visto Farolfi, quindi un ragazzo che sa anche lui guidare benissimo a Bologna, la conosce. Parte molto veloce, quindi è un cavallo che sicuramente tecnicamente è il favorito della corsa. Il numero 2 di Bologna è buono e no, perché dipende poi la macchina come si muove. Quindi sì, è un favorito tecnico, però con qualche punto di domanda. E la cavalla che mi ha impressionato è questa Hydra Francis, che ha fatto secondo me un numero proprio a Firenze, mi ha impressionato. Quindi penso sia la sorpresa della corsa. Un vecchione sopra, forse il miglior guidatore che c'è oggi a Bologna, penso sia probabilmente la cavalla secondo me da stare più attento. La cavalla ha corso molto bene, è arrivata ancora a seconda nonostante gli ultimi 700 metri in mezzo alla pista in quarta ruota, e sicuramente è una buona cavalla, l'unica cosa che ritrova un pessimo numero, il 10, e davanti ci sono dei cavalli qualitativi, è una corsa secondo me da prendere una pariglia, da aspettare più possibile, da sprintare da ultimo. Sicuramente si spera in una piazza, perché con questo numero non è che puoi pensare di poter raggiungere un obiettivo come la vittoria, perché sicuramente il favorito della corsa è Ayrton Treb, che ha vinto bene il Gran Premio a Firenze, ha un ottimo numero per cui può andare davanti. Poi sicuramente, sai, ci sono tanti cavalli in crescita, come Al Capone, vabbè, l'altro giorno ha sbagliato, ma è un ottimo cavallo. A Sexy Girl Par, buona. A Mancio la scelta di Bellei, a Rescao. Cioè è una corsa abbastanza qualitativa, e poi è appena la seconda edizione di un Gran Premio, perché ci sta tutto da vedere. E la mia sta bene, il numero è pessimo, lei è una passista, ci metteremo lì ad aspettare gli eventi. Ti ha stupito però questa crescita nell'ultima corsa? Sì, la cavalla già aveva fatto 13 con me a Firenze, arrivando seconda, tutto di fuori, e ha fatto ancora un passo avanti, e sicuramente la cavalla l'aspetteremo nei filli, che può avere una chance migliore che correre contro i maschi. Ce ne sono parecchi di avversari, e una corsa molto, molto aperta. Sì, lei ultimamente non è che sta proprio correndo bene, però ha avuto un momentino d'appannamento. Ho parlato proprio ieri con l'allenatore Tufano, ha detto che la cavalla ha lavorato l'ultima volta discretamente, molto bene. Una cavalla un po' ardente, nevrile, perciò tanti lavori credo che non si debbano fare con una cavalla così. Poi un po' nei preliminari è un po' bisbetica, però diciamo che la seconda fila la può aiutare tanto, non la prima che va direttamente dietro le ali della macchina. Cavalli ci sono, incominciando da quello che sappiamo un po' tutti quanti. Poi Al Capone Stecca è un cavallo che l'ultima volta ha sbagliato, però è un cavallo di mezzi non indifferenti. Poi d'altronde l'ha scelto proprio Alessandro da guidare, perciò molto probabilmente saranno riposte le speranze più in questo. E a Sex Par è un cavallo che è una cavalla che parte molto forte, poi ha corso molto bene ultimamente. La pista piccola sicuramente può avvantaggiare i cavalli che partono forte,
Amancio risale sopra il top driver italiano, perciò bisogna sempre fare attenzione alle invenzioni di Enrico, e per quello che riguarda la mia dico che se la cavalla corre bene e arriva nella rosa dei primi 5 noi già siamo ben contenti. Senti, il cavallo dall'ultima volta è venuto ancora più avanti perché aveva avuto un periodo non proprio felice, poi l'ultima è buona. Il cavallo è in condizione, si va a Bologna con tanta fiducia. Il numero è buono, il cavallo è duttile come cavallo, un cavallo che non ha problemi di scrivi. Speriamo bene. È la prima volta che incontra la prima categoria, speriamo di fare bella figura. Detto prima categoria, guarda, questa è la lista dei partenti, proviamo a immaginare come si svolgerà la corsa. Senti, vedendo l'ultima dovrebbe andare davanti questo di Casillo, e poi a me è piaciuto tanto anche questo di Cocciatore l'ultimo, dopo rottura arriva ancora vicino ai primi, è una corsa aperta, dai, sono puledri e hanno tutti ancora margini di miglioramento.